Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, siamo pronti per parlare di quello che è successo nel Gran Premio d'Austria della MotoGP Un weekend abbastanza lineare, non ci sono stati particolari colpi di scena con Orge Martina, autore, sabato mattina di una pole position straordinaria io purtroppo non ho avuto modo di seguire la qualifica perché ho avuto da fare però vedendo gli highlights mi sono reso conto di quanto sia Martin che Bagnaia siano veramente mh, dei fenomeni. Cioè, entrambi hanno letteralmente abbattuto il record della pista. Soprattutto Martin che è andato ancora più sotto. Quindi, è un qualcosa veramente di un livello pazzesco. E soprattutto questo weekend è stato di un livello incredibile perché è vero che a molti eh, l'Austria può sembrare una pista normale, semplice. Ma in realtà è qui che veramente emergono i veri campioni. Ricordiamo anche le sfide che ci sono state in passato, soprattutto quelle tra Mark Marquez e Andrea Dovizioso. Quindi è una pista dove il pilota fa la differenza, e penso che Bagnai e Martin in questo weekend l'abbiano pienamente dimostrato. Poi, in realtà, nelle due gare, sia nella sprint che nella gara, Pecco ha avuto quel passettino in più per fare meglio. Nella sprint bellissimo duello nei primi giri con Pecco che poi ha costretto all'errore Martin Martin che tagliando la chicane che va verso su in salita verso la 4 ehm, non ha rispettato la regola del dare un secondo eh, di, eh, diciamo di vantaggio agli altri e allora gli hanno dato il long run penalty una decisione che sinceramente non mi è piaciuta perché è una regola abbastanza stupida cioè se tu vai largo... Basta che cedi la posizione, non è che devi poi perdere per forza un secondo soltanto perché hai fatto un errore, cioè lì eh, veramente per me è assurdo. però eh, tutti i piloti hanno comunque detto è la regola, bisogna accettarla. Anche se giustamente Martin ha detto che bisogna revisionarla un po'. Quindi sprint vinta da Bagnaia. Tra l'altro, poi dopo il long lapennante di Martin c'era stato soltanto Mark Marquez in grado di attaccare Pecco, poi però è arrivata l'ennesima caduta di Mar Marquez, che se non sbaglio finora è caduto una volta a weekend, cosa che è veramente qualcosa di incredibile per un campione come lui, però mm, lasciamo perdere questo argomento. Nelle gare invece della domenica, fin dall'inizio si è visto che Bagnaia aveva qualcosina in più, non a caso le gare della domenica sono sempre stato il punto forte di Pecco che è riuscito non solo a vincere ma anche a dimostrare di averne di più, perché ha chiuso la gara con eh, due secondi di vantaggio su Jorge, senza che nessuno dei due incappasse in qualcosa di particolare. È stata proprio una gara lineare, senza problemi, e quindi alla fine tra i due quello che ne aveva di più era decisamente pecco. Quindi una gara senza storia, Pecco che dimostra ancora una volta che le sue piste preferite lui è fortissimo perché l'Austria è l'ennesima pista dove in passato Pecco ha sempre vinto e anche quest'anno ci ha vinto. Per esempio Erez, Mugello, Olanda sono altre piste dove negli ultimi due anni Pecco aveva vinto e anche quest'anno porta a casa la vittoria, quindi è un qualcosa di pazzesco. Sembra quasi che lo decida proprio lui di vincere su queste piste ed è un qualcosa di incredibile. Martini invece ottimo weekend per lui perché comunque ha fatto una pole dicevo prima da record ed è riuscito a limitare i danni in classifica perché adesso Pecco è tornato davanti ma con soli 5 punti di vantaggio. Mi fermo proprio a questo, magari poi ci farò un video dedicato su questa rivalità tra Martini e Bagnaia che dura già praticamente da un anno. Però la cosa incredibile è che Pecco alla domenica, che alla fine sono le gare più importanti, ne ha già vinte ben sette. Addirittura il suo record stagionale eguagliato rispetto alle ultime due stagioni. Mentre, per esempio, Martin, se non ricordo male, ne ha vinte soltanto due, in Portogallo e in Francia. Quindi è un qualcosa di incredibile il fatto che ci siano soltanto 5 punti a separarli. Dove è stata la differenza? La differenza è stata che quando Pecco ha vinto le gare della domenica Martin praticamente gli è sempre arrivato dietro. Mentre nelle sprint, quando vinceva Martin, che nelle sprint Martin se non sbaglio ne ha vinte addirittura 5 o 6, per ben tre volte consecutive Bagnai è caduto. Quindi è lì che Martin ha veramente guadagnato punti. Vero che poi Jorge ne ha perse anche lui due gare eh, cadendo a Erez e soprattutto in Germania quando ormai mancavano pochi giri nelle gare della domenica quindi è un po' una, una bilancia nel senso tutti e due hanno perso dei punti chi in maniera più pesante nelle sprint chi nelle gare della domenica perché per esempio Bagnaia nelle gare della domenica ha, è caduto soltanto una volta in Portogallo dopo quel contatto con Marquez mentre Martin è caduto due volte eh, la differenza è stata che nelle sprint praticamente Martin le ha portate a termine quasi tutte tranne quella del Mugello se non ricordo male mentre Bagnaia addirittura è caduto in 4 sprint quindi diciamo che se alla fine fai una bilancia ci sta che abbia soltanto 5 punti di vantaggio certo magari dal punto di vista di Pecco mi roderebbe un po' perché io ho vinto 5 gare in più di te eppure, lui sei, epp eppure tu sei lì attaccato a me a 5 punti che è un qualcosa di... Incredibile, però mh, ci sta. Diciamo che eh, è molto meglio avere un campionato così, che si gioca punto su punto, piuttosto che avere un vero, un vero e proprio dominatore. Quindi a me va benissimo così, sinceramente. Per quanto riguarda gli altri, ottimo il podio di Alesce Spargarò nella sprint, anche se poi l'aprilia in gara non si è praticamente vista, almeno del, dei duelli fra i due, perché poi. Nella gara della, della domenica c'è stato comunque un duello tra Lesce Spargaro e Vignales. Dietro, per quanto riguarda gli altri Ducatisti, ottima gara la domenica per Bastianini che è riuscito ad arrivare sul podio. Però per sua stessa missione, ha detto che non può giocarsela con Bagnaia e con Martin, perché dopo Silverstone c'erano state molte aspettative su Bastianini, solo che in Austria Martin e Bagnaia hanno dimostrato nettamente la loro superiorità. Quindi. Bastanini può stare lì e può soprattutto aiutare la Ducati ufficiale a vincere il campionato squadra perché quest'anno praticamente sono due punte contro una, ovvero la Ducati contro il team Pramac. Quindi diciamo che mh, il compito di Bastanini è quello, cercare di portare a casa punti importanti per la Ducati. Grande gara di rimonta di Mark Marquez che dopo la caduta della Sprint è riuscito a fare una gran bella gara, tra l'altro con mille problemi perché ha avuto anche una partenza complicata perché non gli si era attivato l'abbassatore abbassatore che ormai è fondamentale in MotoGP e eh, addirittura ho sentito dire che verrà abolito con i nuovi regolamenti dal 2027 cosa che non sapevo ed è una cosa che non mi trovo assolutamente d'accordo perché lo trovo un, diciamo un, un sistema molto interessante dal punto di vista delle moto quindi mi dispiace molto che lo, che lo aboliranno però Penso che tutti si adegueranno a questo. Quindi Marquez, che alla fine riesce ad arrivare quarto, anche lui con tanti rimpianti, perché se avesse fatto una gara pulita, probabilmente se la sarebbe anche giocata con Martine e Pecco. Tornando solo un attimo su Martine e Pecco. la me la cosa che ha impressionato è che dopo 10 giri, loro avevano già 10 secondi sul quarto, che fino a quel momento era Binder. Che è una cosa veramente incredibile. Guadagnavano un secondo al giro. Tant'è che io pensavo di vedere uno scenario simile alle gare che ci hanno emozionato tra Mark Markets e Dovizioso gli anni passati, sempre qui e sempre in Austria, ovvero un ultimo giro di duello, invece per fortuna non è stato così, perché altrimenti io sinceramente non sarei arrivato alla fine, quindi alla fine va benissimo così. Per quanto riguarda gli altri, eh, buona gara di Bezzecchi, una buona gara col team Enduro che tra l'altro ha corso soltanto con una moto perché Di Gianantonio si è infortunato quindi, purtroppo, il team Enduro ha dovuto correre soltanto con una moto. Con un Bezecchi, tra virgolette ritrovato anche se non ancora al suo livello, perché nel 2023, ricordiamo che Bezzecchi vinceva addirittura delle gare. Uh, Abbastanza bene la KTM che secondo me in questo weekend è stata addirittura più veloce dell'Aprilia, non a caso era il loro Gran Premio di casa quindi sono stati molto più forti e soprattutto per la prima volta quest'anno si è vista la superiorità dei piloti ufficiali nei confronti di Pedro Acosta. Pedro Acosta che ha avuto un weekend difficilissimo, ha avuto anche una bruttissima caduta durante le prove libere, quindi KTM che per la prima volta rispetta un po' le gerarchie ovvero il team ufficiale davanti nettamente al team eh, privato. Eh, L'Aprilia, dicevo prima, ottimo podio di Alessio Spargarò nella sprint, poi però in gara sono stati più o meno lì a livello della KTM, mentre contro la Ducati non hanno potuto praticamente nulla. Peccato per Morbidelli, perché Morbidelli alla partenza si è toccato con Marquez ed è finito indietro, altrimenti secondo me anche Franco poteva giocarsela per la top 5 tra l'altro vi ricordo che Franco Morbidelli eh, notizia che è arrivata questo weekend l'anno prossimo correrà col team Enduro eh, al posto di Bezzecchi al fianco di Digian Antonio quindi anche il team di Valentino Rossi si mette a posto per quanto riguarda la lineup dei piloti adesso mancano solamente il team Pramac che continuano a dire di no ma io ho visto che avevano annunciato Oliveira quindi per me manca soltanto la seconda sella che dovrebbe andare a, to a Tony Arbolino Secondo le indiscrezioni c'è anche Aiyogura che ha firmato per il Team Tracaos Aprilia, quindi anche loro si sono messi a posto. Quindi le uniche selle che mancano sono il team di Lugecchinello, dove adesso c'è Nakagami, e appunto il team Pramac. Quindi penso che prima o poi la lineup dei piloti sarà completa. Eh, ancora malissimo Yamaha e Honda. Addirittura nessuna delle due è riuscita ad arrivare a punti nella gara della domenica. Quindi c'è poco da aggiungere: crisi nera che continua per loro. E ripeto, a me dispiace molto perché sono due team storici. Ma soprattutto mi dispiace per Quarta Raro. Se penso che soltanto dieci anni fa la Honda e la Yamaha erano lì davanti e facevano praticamente la parte che stanno facendo adesso la Ducati. E il team Pramac sinceramente non posso credere che abbiano avuto una discesa del baratro così incredibile. Però è così, vedremo se poi le agevolazioni che hanno avuto cercheranno di farle rientrare. Ma per ora è chiaramente una crisi che non sembra avere fine. Questo è tutto dunque, non ho nient'altro da aggiungere. La prossima gara sarà fra due settimane ad Aragon sul circuito del Motorland. Una pista che tra l'altro a me non piace, però comunque sarà interessante vederlo. Sarà anche la pista dove Pecco ha conquistato la sua prima vittoria in carriera e dove Martini invece non è mai riuscito a salire sul podio, vero che nel 2023 non si è corso, però sarà comunque un weekend interessante. Ricordando che invece in questo fine settimana torna anche la Formula 1 con il Gran Premio d'Olanda a Zandvoort, eh, quindi tra poco mi preparerò ad accogliere di nuovo la Formula 1 quindi speriamo di poter continuare con lo spettacolo, perché adesso si ritorna più o meno a come era prima della pausa estiva, ovvero con MotoGP e Formula 1 che si divideranno i weekend eh, andando avanti con eh, le settimane. Questo è tutto, dunque. Io vi ringrazio per avermi seguito in questo video e ci rivediamo alla prossima. Ciao, a presto.